Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 e benvenuti in un appuntamento con Newsweek, la rubrica di approfondimento cinematografico più criticata su Alderaan. E infatti... A bando delle cazzate, iniziamo subito con la notizia di oggi. Sigla! Allora, prima di iniziare in bomba vorrei dirvi che qualche ora fa sul canale di MoviePlanet è uscita la recensione di Jupiter, il destino dell'universo, che in tanti mi avete chiesto. Trovate il link in descrizione qui sotto, così potete dare un'occhiata se vi va. Vi consiglio di dare un'occhiata anche alle recensioni precedenti caricate sul canale di MoviePlanet, perché molto spesso mi chiedete come mai non abbia recensito un certo film qui sul mio canale. Potrebbe essere che io abbia recensito quel film ma sul canale di MoviePlanet, quindi date un'occhiata ad entrambi i canali quando cercate la recensione di un film, perché con molta probabilità su uno dei due la trovate. Allora, prima detto, iniziamo con la notizia di oggi, perché effettivamente voglio parlare di un solo argomento che ha a che fare con i cinecomics. Lo so che in tanti non ne possono più, che sono stufi di questo filone che viene riproposto ultimamente in tutte le salse, ma è la tendenza del momento, un momento che dura ormai da anni, e tra i film di largo consumo sono quelli che macinano più soldi, quindi è anche normale che le grandi major ci si buttino a pesce, come ad esempio la Marvel Disney, che negli ultimi anni ha creato un universo supereroistico cinematografico a dir poco composito. Adesso la tendenza è invaso anche le serie TV, tendenza iniziata dalla DC, Arrow, Flash, Gotham, eccetera, e a cui si sta aggrappando anche la Marvel. Uscirà ad aprile la serie su Daredevil, poi in cantiere quella su Jessica Jones, su Luke Cage, e chi più ne ha più ne metta. E nelle ultime settimane si è tanto sentito parlare di un eventuale accordo tra Sony e Marvel Studio per inserire Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, rumors che poi si sono rivelati essere leak diffusi The Guardians of Peace, un gruppo di hacker che non voleva che la Sony mandasse in sala The Interview, il film con James Franco e Seth Rogen, in cui si prendeva in giro molto pesantemente il dittatore coreano Kim Jong-un. E poi però di questo accordo non si è più sentito parlare, perché l'idea è stata abbandonata a dicembre e recuperata però a gennaio durante il Spidey Meeting, che ha mescolato le carte in tavola e ha permesso alle due major di trovare un punto d'incontro. Quindi che cosa succederà? È stato dichiarato ufficialmente che Spider-Man verrà inserito in un film del Marvel Cinematic Universe e che ci sarà un film a lui dedicato, quindi un nuovo film su Spider-Man, nel 2017. Ora, non è stato detto chiaramente quale sarà il film in cui verrà inserito, ma andando per esclusione si tratterà quasi sicuramente di Captain America Civil War, perché comunque la Civil War senza Spider-Man non avrebbe molto senso, e soprattutto è l'unico film plausibile in cui inserire Spider-Man, che uscirà prima del 2017, quindi prima del nuovo film dedicato all'Uomo Ragno. E ci sono tante domande che sono nella testa dei fan di Spider-Man, di tutti quelli che vorrebbero vederlo nel Marvel Cinematic Universe. Sì, perché non si tratta di una cessione dei diritti da parte della Sony alla Marvel Studio, no, si tratta di una partnership tra le due major. E la cosa interessante è che il film del 2017 vedrà appunto tra i produttori Kevin Feige, quindi sarà un film inserito nel Marvel Cinematic Universe, e si parla anche di inserire personaggi nel Marvel Cinematic Universe in eventuali film su Spider-Man e gli spin-off, perché comunque l'idea dello spin-off su Sinistri 6, su Venom, eccetera, non sono state accantonate del tutto. Proprio in questo comunicato stampa è stato detto che comunque non hanno chiuso le porte ad un'espansione dell'universo cinematografico riguardante Spider-Man, quindi chissà che magari non si vedono appunto personaggi del Marvel Cinematic Universe proprio in film che hanno a che fare con l'universo di Spider-Man. E ancora non si sa bene chi sarà il regista di questo nuovo film dedicato all'Uomo Ragno. Alcuni dicono che potrebbe essere Sam Raimi, già quando erano stati diffusi i leak qualche settimana fa si parlava per l'appunto di un ritorno di Raimi dietro la macchina da presa per quanto riguarda un film su Spidey. Io non sarei molto contento, perché come avevo già detto nel music dedicato a quella faccenda, Raimi ha già dato quello che doveva dare su Spider-Man, è riuscito a
fare il suo film sull'Uomo Ragno ed è riuscito anche a mandare tutto in vacca, non per colpa sua, va bene, perché Spider-Man 3 è stato un film all'insegna dell'imposizione, lui non avrebbe neanche voluto mettere Venom, ma gliel'hanno imposto, avrebbe lasciato stare la storia del costume che corrompe Peter, ma è stato costretto, quindi diciamo che di colpe non ne ha. Comunque, al di là di quello che io penso sui film di Spider-Man diretti da Raimi, credo che forse lui non sia adatto, anche se la plausibilità aumenta se si pensa che lui ha un contratto con la Disney, e la Marvel della Disney è coinvolta in questo progetto, e se entrerà a far parte Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, anzi quando entrerà a far parte, perché non se, ormai è una cosa ufficiale, potrebbero magari per solluccherare tutti quelli che erano stufi di Web e del suo Spider-Man troppo cazzone secondo alcuni, magari vorrebbero fare contenti quelli che invece adoravano Raimi, facendolo tornare alle prese con Spider-Man e con i criteri più vicini a quelli della Marvel, quindi magari con quella comicità un po' puerile per acchiappare le varie fette di pubblico. Vedremo un attimino che cosa succederà. E l'altra grande domanda è: chi interpreterà Peter Parker? Ora, si faceva il nome negli ultimi tempi di Logan Lerman, che è il Percy Jackson cinematografico, ma poi abbiamo visto in Noah, abbiamo visto in The Perks of Being a Wallflower, Noi siamo infinito, quindi bisogna un attimino vedere se hanno cambiato idea oppure se rimarranno su questa linea, perché comunque magari non vogliono rimanere con l'idea che avevano avuto quando erano stati diffusi leak. Però non vedo perché, secondo me Logan Lerman potrebbe essere uno Spider-Man accettabile, perché è un buon compromesso tra la sfiga che emanava Tobey Maguire e l'aria, a detta di alcuni un po' troppo fighetta ma che a me non dispiaceva, di Andrew Garfield. Sta esattamente nel mezzo ed è anche un bravo attore, quindi spero che se veramente avevano intenzione di mettere lui non cambino idea solo per paura di non essere originale, perché magari dicono però era già stato diffuso un rumor, lasciamo stare. Qui bisogna guardare alla qualità del prodotto. Secondo me Logan Lerman potrebbe portare una certa qualità. L'ultima domanda gigantesca è: ma di che cosa si tratterà? È un reboot? Non è un reboot? Ci hanno anche un po' rotto il cazzo. Ora, siccome c'è questa partnership, io sono convinto che non tengano la versione diretta da Web. Io penso che sarà un'altra rivisitazione di Spider-Man, ma stavolta non penso proprio che ne racconteranno le origini. Se lo faranno, ci hanno rotto i coglioni, cioè basta, cioè tre origini diverse al cinema nel giro di una decina d'anni o poco più, cioè no, ma questo proprio no, sarebbe veramente fastidioso, non avrebbe neanche senso. Io penso che lo introdurranno, credo, in Captain America Civil War, per farci capire che tipo di Peter Parker e di Spider-Man sarà, quali saranno le persone coinvolte, quindi se ci sarà Mary Jane oppure se ci sarà Gwen Stacy, chi sarà Zia May e quant'altro, e poi faranno un film che sarà conseguenziale alla sua apparizione in quello precedente, che ripeto presumo sarà Captain America Civil War, ma non è confermato, e quindi potranno fare un film in cui non si racconta l'origine, perché tanto il personaggio lo abbiamo già conosciuto. Spero gli diano una parte abbastanza ricca, perché le riprese di Captain America Civil War, ammesso che si tratti di quel film, per quanto riguarda la sua apparizione, riprenderanno, cioè inizieranno ad aprile, quindi si dice che stiano già sistemando la sceneggiatura, quindi sarà molto probabilmente quello, e quindi vedremo che cosa faranno. Comunque io penso che sarà un compromesso tra il reboot e cioè non sarà un reboot totale, nel senso che non racconta, cioè ormai l'origine le sappiamo tutti, l'unica cosa che va definita è per l'appunto quali saranno i personaggi che graviteranno intorno a lui, perché quella è l'unica cosa che può variare, ma una volta che sono definiti quelli nel film in cui comparirà, il film successivo può essere tranquillamente un seguito. Quindi io sono molto convinto che non terranno lo Spider-Man di Web. Molti sono dispiaciuti del fatto che abbiano cambiato attore, perché comunque è confermato che Andrew Garfield non sarà più Spider-Man, questo penso
si fosse capito, io apprezzavo Garfield come Spider-Man, però sapete che a me The Amazing Spider-Man 2 non è piaciuto manco per il cazzo, quindi in un certo senso sono contento di questa partnership. Certo è che con Spider-Man al cinema hanno pasticciato un po' troppo, spero che rimangano su questa linea d'azione e che non litighino, che non facciano casini e che quindi vada a finire che magari poi la Sony si stacca di nuovo e fanno un altro film, cioè basta, no? Che questa versione sia per un po' quella definitiva di Spider-Man al cinema. E la Marvel probabilmente avrà il buco nel culo che ride, perché adesso gli unici personaggi che rimangono fuori dall'egida cinematografica della Marvel Studio sono i Fantastici 4, di cui uscirà il reboot tra non molto, e poi gli X-Men e lì la Fox col cazzo che c'è dei diritti, perché hanno già in cantiere Apocalypse e probabilmente continueranno per molto tempo e stanno facendo un ottimo lavoro, quindi c'è poco da fare. A me va bene così per il momento, quindi comunque è una grande vittoria per Feige e soci, perché sono riusciti finalmente a mettere le mani, anche se solo con una partnership con la Sony, su uno dei personaggi Marvel più rappresentativi in assoluto. Quindi sono contento sinceramente che stia succedendo questo. Non voglio neanche lamentarmi del fatto che ormai con i cinecomics la sta martellando, perché ripeto, è una tendenza, e anzi io credo che sia a livello di cinema di larghissimo consumo, quindi parlando di blockbuster, una cosa interessante il modo in cui stanno sviluppando il filone dei cinecomics. È una tendenza che sta raccogliendo sempre più consensi, ma non solo da parte del pubblico, ma anche da quello della critica e soprattutto degli attori, che intravedono in questi film non solo una possibilità di fare un sacco di soldi, ma anche la possibilità di venire lanciati per poi fare qualcosa di un pochino più elevato, no? Ci sono attori che non, cioè ad esempio basti pensare ad Al Pacino, che ha chiesto ufficialmente durante un'intervista che lui che gli piaceva essere chiamato dal Marvel Studio. Christian Stewart, che voleva per l'appunto comparire nel prossimo Captain America, tra l'altro poi pochissimi giorni fa ha detto che si prenderà una pausa perché si sente stanca di fare, che cosa lo sa lei, vabbè, cioè si vede che recitare con quell'intensità è faticoso, però non ho visto Steve Ellis ancora in cui mi dicono che sia stata brava, quindi su quello mi riservo di guardare il film, però ma magari ne parlerò in un altro Newsweek, perché oggi volevo dedicarmi a questa notizia che era succosa e anche abbastanza voluminosa, perché comunque ce n'era da dire. Quindi fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa pensate di tutto quello che ho detto, del fatto che per l'appunto Spider-Man comparirà nella Marvel Cinematic Universe e che i due universi a un certo punto si toccheranno, perché poi nei prossimi film dedicati all'uomo ragno ci sarà la comparsa di altri personaggi, insomma il Marvel Universe che si espande anche dove non aveva i diritti di farlo, quindi è interessante per farlo, è molto interessante come cosa, queste contaminazioni e questi abbracci simbolici tra major che non si vedono tutti i giorni. Quindi è anche interessante come il cinecomic come genere, come filone, vada a cambiare i rapporti tra varie case di produzione in virtù del guadagno impressionante che se ne può ricavare. È qualcosa che fa riflettere tantissimo. E per quanto riguarda il cinema molto commerciale, secondo me è un discorso che varrebbe la pena di approfondire, magari facendo un po' di cronistoria, no? Puntando il focus su tutti i cinecomics prodotti finora e vedendo come si sono evoluti. Dovrei farlo magari, però è una cosa particolarmente complicata, quindi magari se lo faccio mi documenterò il più possibile. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto, se non siete d'accordo perché non siete d'accordo. Questo Newsweek finisce qui, io spero di non avervi annoiato troppo, namaste e buona fortuna!